Buongiorno, sono Giuseppe Basile, sono analista e trader che potete trovare al blog www.fibonaccistalking.it. Sono anche raggiungibile su Twitter, dove posto regolarmente utilizzando il nickname @FibStalker. Buongiorno, oggi è 2 novembre, venerdì 2 novembre 2012 e sono le 2:45 del pomeriggio. Sullo schermo vedete il grafico giornaliero dell'euro FX Continuous, allineato con la scadenza del dicembre 2012. E in questi ultimi giorni abbiamo assistito a un rimbalzo e a un setup tradizionale in area 1,28, 1,30 e 20, che ha un primo target in area 1,28 e 24. Il primo target è allineato, come ha fatto notare anche gli scorsi giorni, con l'estensione al rialzo dalla quale potrebbe partire la prossima gamba a rialzo per l'euro. Quindi ci aspettiamo quindi che il prezzo raggiunga area 1,28 e 30. A quel punto il prezzo potrebbe continuare a scendere e quindi bucare l'area 1,28 e 30, che ricordiamo è secondo test perché è già stata testata all'inizio di ottobre, oppure potrebbe da questo punto rimbalzare. E va notato che il secondo target è sotto il livello 27,41, che al di sotto del quale il prezzo confermerebbe un ritracciamento più ampio nella zona 1,26,20. Quindi un possibile scenario potrebbe essere una discesa verso area 1,27,30, 27,40, quindi un nuovo rimbalzo in area 1,28 e quindi infine una discesa in area 1,26,20. E diversamente il fallimento, diciamo, se il prezzo dell'euro dovesse superare al rialzo, dopo aver toccato area 1,28,20, dovesse superare al rialzo il livello di prezzo 1,29,45, quello sarebbe sufficiente per decretare che l'area 1,28 e 20 è in effetti area di supporto e da qui incomincerà il prossimo movimento al rialzo. Al momento, coerentemente con quanto sta succedendo sul dollaro, e posterò più tardi l'analisi sul dollar index fatta alla fine della scorsa settimana, che ho condiviso solamente con i sottoscrittori della mia newsletter, quindi coerentemente con quell'analisi è più probabile una continuazione del prezzo dell'euro-dollaro verso il basso in area 1,26,20. Mi auguro che questo grafico, quest'analisi sia stata utile. Vi rimando al mio blog, vi ricordo anche che come ogni fine settimana pubblico una newsletter nella quale includo materiale educativo, articoli interessanti sul programma trading, high frequency trading e dei video di analisi che normalmente non condivido sul blog. Vi invito dunque a sottoscrivere la newsletter gratuitamente sul mio sito web e vi rimando alla comunicazione di questo fine settimana. E spero di avervi presto sul blog, di leggere i vostri commenti e vi auguro una ottima giornata. Arrivederci.